Intanto buongiorno e soprattutto buongiorno ai nostri rappresentanti a Bruxelles, ma intanto credo che oggi sia, meglio, si segna un punto importante anche di quella che deve diventare un'ipotesi di lavoro sempre più strutturata. Quando con Luca Monti, presidente di MIT, abbiamo così ragionato su questa iniziativa, ci sembrava assolutamente indispensabile oggi approfondire quello che è il tema, qual è il nostro rapporto con l'Europa e in particolar modo qual è l'importanza di sempre più di progettare e di costruire relazioni affinché la risorsa Europa possa veramente entrare in un circolo virtuoso anche nelle metodologie di lavoro che noi ogni giorno portiamo avanti. C'è un gap profondo che dobbiamo colmare, come dire, sicuramente verrà trattato nel corso della giornata. C'è il grande tema dell'utilizzo dei fondi europei che noi utilizziamo in modo molto scarso, inefficace e non compiuto dal punto di vista dell'utilizzo delle risorse economiche, e questo devo dire è veramente un gran peccato. Secondo me ci nascondiamo nella grandissima maggior parte dei casi dietro il fatto che ci sono progettazioni molto complesse e che, come dire, è l'accountability e poi, come dire, fare la rendicontazione e così via, quasi come se fosse, come dire, una sorta di sufficienza da paese, come dire, ricco e benestante che si può permettere di lasciare correre gran parte di questi flussi economici, tanto perché in realtà, secondo me, perché abbiamo poca voglia. Non si capisce perché in tutti gli altri paesi d'Europa invece c'è una progettazione spinta e lì, come dire, in modo anche più virtuoso e, come dire, e sinergico, si mettono a lavorare, si mettono a seguire, a fare progettazioni di questo tipo. È chiaro che fin quando non ci abituiamo mai a questo sistema saremo sempre a fare l'inno di coda. E tra le altre cose, ormai questa è una metodologia, poi sicuramente i nostri rappresentanti a Bruxelles ci supporteranno o integreranno o modificheranno questo pensiero, ma questa in realtà ormai è una metodologia che viene utilizzata da tutti gli enti, compresi i finanziamenti di Regione Lombardia, e per cui io penso che anche rispetto a quella che è la natura oggi della finanza pubblica, a tutti i livelli, sia dal punto di vista governativo, se parliamo del mondo scuola, per non parlare naturalmente di regione, provincia, naturalmente comune, risorse non ce ne sono più tante dal punto di vista della nostra governance pubblica, per cui necessariamente bisogna cercare di utilizzare quali sono tutti gli strumenti possibili. Chiudo dicendo, secondo me, cosa ci vuole, cosa sarebbe necessario. Beh, intanto expertise, nel senso che oggi ci si approccia a iniziative di questo tipo se abbiamo delle idee, se abbiamo delle expertise, delle competenze da mettere in campo, perché secondo me la mancanza di capacità di progettazione a questa nasconde anche il fatto che abbiamo poche idee talvolta, abbiamo come dire, poca capacità anche di visione. Secondo, che questo è un altro enorme problema, come dire, del nostro sistema, è quello di far rete, cioè di lavorare insieme. Cioè le progettazioni europee in particolar modo si muovono non solo in un ambito nazionale ma soprattutto in un ambito transnazionale, per cui anche transeuropeo nella maggior parte dei casi, per cui è assolutamente necessario abituarsi in una logica di lavorare in team, ma il team deve essere una piattaforma, deve essere un luogo più ampio dove tutti entrano in gioco producendo e portando un elemento di valore aggiunto, e questo credo che sia la seconda questione aperta. Ultima questione, e non da poco, è l'abituare, come dire, le nostre strutture, anche quelle burocratiche amministrative, a ragionare verso progettualità di questo tipo. E qui, come dire, dobbiamo acquisire una serie di conoscenze, anche una serie di modelli che oramai si muovono in tutta Europa. Io arrivo proprio ieri sera da un doppio momento in Olanda e in Belgio, noi lavoriamo molto con l'estero e, come dire, c'è sempre una grandissima attenzione rispetto al Made in Italy e a quello che noi facciamo in ambito creativo, in particolar modo nel
magari arrivate il vice sindaco se la facciamo come siamo in un momento di salute, per cui come dire questo è un meccanismo che, a cui dobbiamo non solo coinvolgere la parte di rappresentanza ma anche declinarla a tutte le nostre strutture, per cui anche le strutture amministrative in particolar modo devono sempre più mettersi a disposizione per far funzionare questo meccanismo in maniera rapida. Grazie. Grazie Salvatore. Visto che il vice sindaco del comune di Como è arrivato e ha richiamato la nostra attenzione, però probabilmente vuole anche sapere a che punto siamo arrivati. Siamo nella presentazione, diciamo, dell'evento, quindi se mai volesse fare un saluto. Qui sono rappresentate e sono invitati le scuole, i centri di formazione professionale che sono accreditati per i servizi del lavoro e la formazione in Regione Lombardia, il privato sociale. Per cui abbiamo tanti soggetti che in sinergia possono, se hanno idee, come diceva giustamente Salvatore, approcciare queste risorse, questi finanziamenti con la consapevolezza che questi ci danno la possibilità e l'opportunità di fare cose nuove, diverse, innovative. In particolare oggi ragioneremo sui giovani e qui abbiamo l'assessore all'istruzione del comune che è interessato a questo argomento delle scuole e dei giovani, per cui abbiamo invitato qui. Grazie, intanto volevo scusarmi con tutti voi per il ritardo, ma abbiamo avuto una giunta straordinaria e abbiamo finito tardi. Io volevo intanto ovviamente portare i saluti del nostro sindaco, di tutta l'amministrazione comunale, e ringraziare per questa occasione che è di conoscenza, approfondimento e anche di possibilità di intrecciare magari relazioni tra soggetti che non si conoscono, si conoscono poco. Prima si è fatto riferimento alla rete e credo sia importante sfruttare tutte quelle occasioni che consentono ai vari soggetti che sono presenti e che si occupano a vario titolo di formazione, di istruzione e di mondo giovanile di entrare in contatto fra di loro e, se possibile, perché no, grazie anche ai contributi che arrivano dall'Europa, costruire e progettare qualcosa per il futuro. Io penso soprattutto alla nostra città, ma in generale direi per la comunità. Ringrazio perché anche come amministrazione comunale, devo dire la verità, noi stiamo cercando di impegnarci in questo ambito, non è facilissimo perché bisogna essere anche preparati. La presenza mia e anche della dottoressa Gravilli, che ringrazio, del settore politiche educative, sta a significare però il desiderio anche delle amministrazioni, che a volte sono molto elefantiache anche nelle loro modalità e nei loro approcci ai problemi, invece lo sforzo di avere questo approccio più innovativo e creativo, cui faceva riferimento prima il dottor Monti, che peraltro ringrazio appunto per aver pensato a noi e per averci invitati qui oggi. Quindi io mi limito davvero a ringraziare per questa occasione, nella speranza che possa poi portare anche qualche frutto nella nostra città. Grazie. Allora, chi organizza questo incontro? Questo incontro lo organizza un'associazione che si chiama Incontro, perché l'associazione MIT, che si occupa di scuole e di lavoro, ha questo obiettivo, quello di mettere insieme persone, organizzazioni e anche istituzioni per realizzare cose innovative che hanno a che fare col mondo del lavoro e con il mondo della scuola. Da pochissimo Regione Lombardia, sempre con finanziamento europeo, ha finanziato le reti per il lavoro in Regione Lombardia e noi abbiamo avuto un finanziamento, anzi in realtà abbiamo due finanziamenti di reti per il lavoro, dove mettiamo insieme soggetti pubblici e privati, la provincia, il consorzio dei comuni da una parte e dall'altra le agenzie per il lavoro, la Manpower per fare un nome, la Metis per farne un altro, in modo da poter realizzare una sorta di collocamento pubblico-privato che sfrutta il meglio del privato e il meglio del pubblico, e attraverso il finanziamento europeo riusciamo a creare un servizio completamente nuovo. Quindi prendere i lati forti di questi soggetti che operano su un territorio e trasformarli in un servizio completamente nuovo.
mettendo molta innovazione, perché anche in questo abbiamo coinvolto degli esperti che porteranno su Como delle metodologie completamente nuove per l'Italia per mettere in collegamento la domanda e l'offerta di lavoro. Per cui, diciamo, il capitale umano, che è anche un libro che è stato pubblicato dalla Camera di Commercio con un ciclo di conferenze che avevano a che fare su questo tema e altri capitali della città, il capitale umano è il capitale sul quale noi intendiamo lavorare. Intendiamo lavorare cercando di raccogliere da una parte questi soggetti che hanno nature diverse e caratteristiche diverse, e dall'altra anche valorizzare quelle esperienze, quelle competenze che sono ugualmente disperse. Noi abbiamo parecchie persone che si occupano e hanno a che fare con la programmazione, con la rendicontazione, con la progettazione, ma lo fanno da liberi professionisti scollegati da un'organizzazione, mentre quello che ci chiede l'Europa è sempre più organizzazione, sinergia, rete. E quindi questo è un primo tentativo che noi facciamo per cercare di mettere insieme i soggetti della scuola a tutti i livelli. C'è una rete delle scuole medie, c'è una rete delle scuole superiori, c'è l'Accademia, c'è anche l'Università dell'Insubria, c'è Univercomo, c'è il Politecnico, mettere insieme in modo che queste idee siano sempre di più una filiera collegata per portare innovazione qui, ma anche perché l'innovazione è l'incrocio tra la nostra idea e le opportunità che ci vengono offerte. E in un periodo come questo, dove le risorse sono indiscutibilmente scarse, noi gestiamo o l'emergenza o la quotidianità. E invece, in un momento di crisi, noi abbiamo bisogno di innovazione, noi abbiamo bisogno di guardare avanti. Questa mattina in una scuola superiore fa una cosa molto interessante e molto bella, che è la preparazione dei ragazzi per l'alternanza scuola-lavoro. È una fantastica cosa che io faccio oramai da 2, 3, 4 anni, non mi ricordo nemmeno più, però la facciamo in qualche scuola, in qualche classe. Avere un'iniziativa importante di cui si capisce che c'è esigenza e c'è bisogno, perché ce lo dicono i ragazzi, perché ce ne rendiamo conto quando, dicendo alcune cose, ci sappiamo che siamo gli unici a poterle dire in quel modo, ascoltati con quel modo con cui i ragazzi di seconda superiore possono ascoltare una lezione di 3 ore di fila frontale fatta da una sola persona. Ma se questa cosa serve, se serve per tutti, è necessario trovare delle risorse perché appartenga a tutti, che non sia solo di una scuola e di qualche classe. La stessa cosa riguarda l'orientamento. Nel libro del capitale umano, infatti, si dice fondamentale l'orientamento, perché in un momento di risorse scarse è sbagliato, è controproducente, economicamente sbagliato, fare intraprendere percorsi sbagliati ai ragazzi. Perché far fare un percorso e far incontrare a un adolescente un momento di errore, un momento di fermo, un momento di ripensamento, quando con un buon orientamento invece sarebbe orientato nella scuola giusta, non incontrerebbe problemi, non sarebbe costretto a ripetere gli anni o a dover cambiare scuola. Quindi è più un risparmio indovinare la scuola o più un risparmio invece non finanziare, non trovare i fondi per realizzare un servizio come quello dell'orientamento? Noi ce lo domandiamo, ma le risposte le possiamo trovare, non le possiamo più trovare in Italia, le dobbiamo trovare in sinergia con gli altri. Io ricordo ancora il primo progetto europeo che ho fatto, era nel 99, dove quello che abbiamo fatto, sapendo che i centri impiego sarebbero diventati la provincia, è andare a vedere tutti i centri impiego che c'erano nei principali paesi d'Europa. E lì abbiamo visto come funzionavano e ci siamo detti: potremmo fare questo che fanno in Germania, potremmo farlo anche noi, quell'altro non possiamo fare. Quindi il confronto, il benchmarking, o come lo vogliamo dire, con le belle parole inglesi che si usano nella progettazione, è un'altra esigenza. Vedere come poter realizzare e risolvere i problemi che noi ci troviamo da fronte. La mia presentazione qui. Allora, la mia presentazione ha a che fare con la strategia europea. Vi dicevo, il MIT, che vuol dire incontrare, è anche un acronimo che ci sta a dire che mettiamo insieme metodologie ed esperienze, cioè cose nuove con cose che si fanno, servizi che si fanno,
per alcuni momenti fondamentali nella vita delle persone, che sono i momenti della scelta, la scelta dopo la scuola media, la scelta quando mi rendo conto di aver sbagliato scuola, la scelta che faccio quando al termine della scuola secondaria superiore devo scegliere se andare all'università oppure andare a lavorare e via di questo passo, per quanto riguarda la formazione e l'istruzione. Per quanto riguarda il lavoro, invece, la scelta, ahimè, è delle persone quando perdono il lavoro. Quindi i nostri eventi per l'incontro domanda-offerta di lavoro realizzano dei servizi sì innovativi, ma dove incontriamo centinaia di persone che quel lavoro l'hanno perso e che devono ritrovarlo. E quindi sono momenti di passaggio, di cambiamento, ma questi momenti di cambiamento e di passaggio attraverso l'orientamento noi vorremmo diventassero anche delle opportunità di miglioramento. Noi diciamo sempre dell'Italia che deve cambiare, io dico forse è meglio che migliori invece di cambiare, perché ultimamente il cambiamento è stato visto come un cambiamento verso il peggio. Che cos'è la strategia dell'Europa 2020? Beh, una strategia, ce n'era già una che era quella di Lisbona del 2010, che però ha incrociato e ha impattato contro una crisi epocale. Parte sostanzialmente da quest'idea. Se noi viviamo in un mercato globalizzato dove concorriamo con competitori che stanno in tutte le parti del mondo, qual è l'elemento sul quale noi possiamo fare leva? Qual è il punto sul quale l'Europa può ancora competere? Anche se i numeri ci danno ragione, perché io stavo guardando ieri qual è il PIL dell'Europa piuttosto che quali sono le bilance di esportazione e importazione dell'Unione Europea, complessivamente l'Europa è ancora il numero uno se mettiamo insieme tutti gli stati dell'Unione. Però non è questo, è il capitale umano. Cioè lì si è fatto una scelta di campo strategica dicendo se noi dobbiamo pensare quali sono le leve che fanno la differenza, non possiamo competere sul costo del lavoro, non possiamo competere sulla logistica, perché noi possiamo avere clienti in tutto il mondo, magari sono anche più vicini alla Cina di quanto non lo siamo noi, non lo possiamo fare sui trasporti. L'unico elemento che veramente distingue questi sistemi, che sono oramai sistemi continentali, è quello della risorsa umana. E quindi l'investimento sulla risorsa umana, lo dicevo anche stamattina ai ragazzi quando eravamo a scuola, ma voi sapete perché venite a scuola? Voi venite a scuola perché la scuola coltiva, alimenta quelle competenze, vi dà quelle cose che il mondo degli adulti vi chiederà in cambio, vi chiederà indietro. E l'idea dell'Europa è che se noi dobbiamo competere su uno scenario di questo tipo, quello su cui noi possiamo agire è sì la nostra tradizione che va valorizzata, ma soprattutto quello che sta nelle nostre teste. Quello che sta nelle nostre teste è completamente diverso da quello che sta nelle teste di altri, è completamente diverso al punto che quello che facciamo non può essere fatto da altri. Quindi io faccio sempre l'esempio della Ferrari, ma ultimamente mi sono affezionato a quella dell'IKEA. Pensiamo all'IKEA. Quando pensiamo all'IKEA possiamo vedere che il progettista normalmente è svedese, la produzione è nell'estremo oriente e la vendita viene fatta in Italia, perché ovviamente non possiamo andare nell'estremo oriente ad acquistare il tavolino, giusto? La stessa cosa vale per quello che potremmo fare noi. Quello che noi dobbiamo fare è mettere quel nostro specifico come l'IKEA mette il suo specifico svedese all'interno di una filiera che porta i suoi progetti a essere realizzati dall'altra parte del mondo ed essere venduti a Milano in una delle tre sedi dell'IKEA. E l'Europa sostanzialmente di fronte a una strategia ha detto quale può essere la nostra strategia? La nostra strategia sono le menti, sono le teste, dobbiamo mettere nel lavoro innovazione, dobbiamo mettere nel lavoro le nostre competenze, ma le nostre competenze che nascono dalla nostra tradizione e dal nostro specifico. E quindi su quello pone l'attenzione e su quello mette anche i finanziamenti. Quando ci sono i finanziamenti per seguire quelle linee guida generali che la strategia dà, dice devono essere innovative e devono far crescere, devono allevare, devono far aumentare la nostra capacità di competere in questo scenario partendo dalle menti delle persone. E in particolar modo oggi parliamo di giovani, di scuola e di cultura. È questa l'essenza della strategia.
Poi, se voi guardate nella cartellina, io vi ho messo quali sono gli obiettivi, no? Ma negli obiettivi, sostanzialmente, quando andiamo a vedere quali sono gli obiettivi che riguardano la scuola, sono legati a questo. Cioè cercare di coltivare, io uso sempre il termine coltivare, queste conoscenze, farle crescere in modo che nelle nostre teste, dalle nostre teste, possano uscire quelle conoscenze, quelle capacità, quei comportamenti che permettono a noi come sistema paese di essere cittadini responsabili, di essere cittadini competenti ed essere lavoratori capaci di competere con chi invece costa un euro al giorno, un euro all'ora, e che ovviamente se fosse quella il nostro modo di competere non ci lascerebbe scampo. Quindi lo scenario è questo. Ma se stiamo su uno scenario di questa dimensione, anche il locale non può essere l'individuale. Cioè, quello che chiede l'Europa è che i soggetti si aggreghino in reti che non sono solo reti locali, ma partono dalle reti locali per fare reti con soggetti che hanno le stesse esigenze e magari anche delle ricette diverse, che nello scenario europeo riescono a dare quel valore aggiunto alla rete stessa che si mette insieme, ma dare valore aggiunto all'Europa in generale. Quindi questa è la caratteristica generale che, quando andiamo a vedere gli elementi di valutazione dei progetti, ci chiedono: che sia innovativa, che metta insieme più soggetti, che questi soggetti insieme creino un valore che è superiore a quello degli elementi che abbiamo messo insieme lì, cioè che ci sia dell'innovazione che crea del valore aggiunto. Quindi Europa, Italia, Lombardia, Como, è per dire che noi la dobbiamo vedere al contrario, come se ci fosse una lente che espande da Como un'idea, trova all'interno della Lombardia, dell'Italia, dell'Europa, altri che la condividono, ma che danno dei valori aggiunti, perché se fosse solo nostra non sarebbe sufficiente. E noi, che viviamo tra l'altro su un confine europeo, perché la Svizzera non fa parte dell'Unione Europea, e siamo abituati a vivere il confine, dobbiamo vederlo in questo modo, come un'apertura di un confine mentale che abbiamo nelle nostre teste, per dire che quello che interessa a noi può trovare risposte altrove, lontano da noi, anche con chi parla lingue completamente diverse dalla nostra. Io mi ricordo ancora quei due finlandesi in delegazione che sono venuti da noi 10 anni fa, che mi chiedevano, la prima cosa ti chiedono sempre quanto tempo c'è la neve qua a Como, il classico dei finlandesi. E la seconda cosa invece mi chiedevano qual era la formula della creatività. Ovviamente noi non abbiamo la formula della creatività, abbiamo circa 2000 anni di creatività che fanno sì che nelle nostre teste ci sia questa cosa, ma loro hanno una fame di questa cosa, così come noi abbiamo una fame esagerata di sapere: ma come fate voi a organizzare tutti quei servizi per cui quando pagate le tasse siete addirittura felici di pagarle, perché in cambio avete un'efficienza che noi ancora stiamo cercando di ottenere? Perché pure sono cittadini europei che hanno bisogni che si compenetrano, come dire, se noi dovessimo scambiare con loro qualcosa, trovassimo la formula della creatività, che secondo me non esiste, loro volentieri magari ci darebbero la formula dell'efficienza, che non esiste. E questa è un po' l'idea dell'Europa che sta un po' scritta in tutti i documenti dell'Unione Europea sulla strategia di impiego. Quindi ci sono tutti questi elementi che fanno sì che tutti noi dobbiamo domandarci: che cosa possiamo dare, che cosa possiamo offrire ai nostri partner europei per poter scambiare quello che viene bene a noi, come l'IKEA quando progetta i suoi mobiletti, e che cosa viene bene a loro, che possono magari completare quei pezzi mancanti di cui noi abbiamo bisogno per avere servizi migliori, una scuola migliore. La Finlandia ha il miglior sistema scolastico d'Europa. Noi, quando siamo andati a trovare, siamo andati in una scuola, abbiamo avuto lì un ragazzo di Corleone che faceva da interprete, che ha fatto un esame molto difficile per entrare in questa scuola sul turismo, felicissimo di aver superato questo esame. Tra l'altro lui lavorava prima nel Museo della Mafia di Corleone, ovviamente, e lavorava in nero, no?
dice, ha lasciato questo posto di lavoro, mi interessa il turismo, ha superato questa prova e era lì gratuitamente per 3 anni a fare questa scuola di specializzazione sul turismo. È chiaro che quando noi incrociamo e scambiamo queste esperienze troviamo anche delle situazioni di cui possiamo copiare qualche elemento, ma loro sono altrettanto interessati a copiare tutta una serie di cose che noi abbiamo e di cui non ci rendiamo conto, perché noi siamo molto più ricchi di quello che immaginiamo che la televisione ci racconta. Certo, se vogliamo fare dei progetti europei dobbiamo iniziare a riflettere su quello che possiamo portare noi di valore aggiunto, perché loro ce lo chiedono. E quindi sia le istituzioni che la scuola, ma anche il privato sociale, devono trovare un modo, magari ancora adesso non sappiamo quale può essere, infatti voglio dire, questo convegno l'abbiamo promosso noi come associazione invitando le istituzioni e le scuole, dobbiamo trovare un modo per mettere insieme queste ricchezze. Perché? Perché attraverso i fondi si riesce a trovare il modo per moltiplicarle, per metterle a frutto. Poi, chiaramente, ogni fondo ha una sua specificità, ha delle sue regole, richiede che ci sia un modo per presentare, gestire e realizzare il progetto. Però MIT è nato anche per trovare e mettere insieme le competenze di quei professionisti in modo che trovassero una casa, non una casa così solida come può essere quella di un'istituzione, una casa che metta a frutto anche le loro competenze. E per questo motivo abbiamo invitato Mauro Frongia. Mauro Frongia io l'ho incontrato in un corso di formazione che è stato fatto attraverso un programma, un progetto Interreg, che aveva come titolo la sussidiarietà, dove capofila era Comune di Como. E questa idea della sussidiarietà è uno stimolo che coinvolge un po' tutti. Se lo Stato è in difficoltà, se le istituzioni hanno qualche problema di risorse, di finanziamenti, la sussidiarietà è trovare anche lì un nesso tra il soggetto pubblico e il soggetto privato in modo da poter fare le cose. E anche in quel caso l'Europa non è un vincolo ma è uno stimolo, perché ci chiede che ci sia questa sinergia e che possibilmente sia una sinergia tra pubblico e privato. E quindi io ho chiesto a lui, perché ho fatto questo corso, no, al quale partecipavano anche delle persone del Comune di Como, del Comune di Erba, dei consorzi dei comuni, persone che ho incontrato lì per la prima volta e con le quali lavoro adesso facendo le reti per il lavoro, per esempio, ho chiesto di venire a farci una panoramica di come, di che cosa c'è a disposizione nella nuova programmazione. Sapete che le programmazioni hanno una durata settennale, no? Per cui adesso stanno terminando le risorse della programmazione precedente, anche se formalmente scaduta, e hanno già preso avvio alcune, ma poche, nuove progettazioni, per dirci che cosa troveremo nella prossima, a partire dalla prossima primavera, come opportunità che l'Europa ci mette a disposizione per lavorare con i giovani, con la cultura e con la scuola. E dall'altra parte ho chiesto anche che questa comunicazione, questa informazione fosse integrata da un'istituzione, che è quella della Regione Lombardia, perché quando noi parliamo di fondi europei spesso non ci rendiamo conto che molte dei servizi e delle cose che anche la Regione Lombardia e altre istituzioni fanno sono cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo piuttosto che dai fondi europei dello sviluppo. Quando viaggiamo su un treno magari non ci rendiamo conto, ma c'è un finanziamento che magari ha sviluppato qualche servizio all'interno di quel tipo di trasferimento, piuttosto che quando stiamo magari facendo un colloquio al disoccupato c'è il Fondo Sociale Europeo che ha alimentato questo tipo di servizio. Per cui ci sono dei fondi cosiddetti diretti e fondi indiretti, per cui i ministeri, le regioni, le istituzioni hanno dei finanziamenti dedicati che permettono di realizzare alcuni di questi servizi che sono sempre più essenziali, e dall'altra invece ce ne sono altri dove il rapporto è diretto con Bruxelles, perché lì vengono valutati, e anche lì chiaramente essendo una progettazione più diretta e più ad ampio spettro, ma soprattutto in concorrenza con tutti i progetti europei, è importante avere un riferimento e dei servizi che ci consentano da una parte di trovare dei partner, piuttosto che capire qual
quali possono essere le relazioni da mettere in campo per trasformare un'opportunità in una cosa concreta. Quindi lascio la parola a Mauro. Ringrazio insomma, per essere stato invitato, è un'occasione così per illustrare un po' gli aspetti che riguardano la progettazione europea. Io vi parlerò di un paio di, così, ho portato alcune presentazioni di programmi. Non vorrei andare troppo a fondo sui programmi, anche perché approfitterei del fatto che c'è la regione in linea, quindi dopo magari sono persone che sicuramente stando lì seguono direttamente i programmi, quindi direttamente con le commissioni, quindi è un'occasione molto importante di cui approfitterei, ma in ogni caso vi parlerò un po' di alcuni programmi che riguardano le scuole, i giovani, qualcosa che riguarda la cultura, Europa Creativa, il nuovo nome del programma che comprende i vecchi programmi di cultura. Parlo di vecchi perché la programmazione, come diceva Luca, è finita, la programmazione 2007-2013 e abbiamo la 2014-2020, quindi il nuovo settennio sta partendo. È qualcosa che riguarda la cooperazione territoriale. Mi fermerò infine, quindi non vorrei parlare più di 20 minuti, insomma, poi se ci sono domande ben volentieri se posso rispondere, e però mi fermerei su un paio di punti che sono stati già toccati, che riguardano opportunità e criticità. Io lavoro su progetti finanziati, su programmi europei, non è la mia attività principale, magari mi ritrovo, come sempre, a lavorarci in maniera abbastanza pesante, soprattutto in avvio di settembre. Mi occupo di sviluppo territoriale e di cambiamenti nelle organizzazioni, questo è il mio. Però, se i progetti, in particolare finanziati, sono un veicolo straordinario per, come dire, un volano, no? Per aggregare le persone, fare rete e come dire, costruire sviluppo sul territorio e sui territori, ma soprattutto con i territori. Quindi mi fermerò in ultimo su opportunità e criticità, perché nella mia esperienza quasi ventennale comincio a vedere un po' di cose che saltano all'occhio, nel senso che sono talmente mi sento di doverle dire. E quindi non per mettere in guardia, ma anzi per dire approfittiamo di queste occasioni, ma ci sono alcuni aspetti che non, è meglio non improvvisare. Quindi io vi lascerò poi, le slide saranno scaricabili, quindi non mi dilucherò su tutte, spero che possano essere uno strumento guida per di consultazione successiva. Io vi ho illustrato un po' le caratteristiche comuni a tutti i programmi. Quindi principi che sono di crescita sostenibile, intelligente e inclusiva di Europa 2020, un particolare focus un po' su tutti i programmi di supporto alle piccole e medie imprese, quindi qua dovremmo avere una serissima capacità di fare rete, una straordinaria, no? Forza, opportunità. Una forte enfasi su impatto e risultati e la semplificazione, che è un po' una parola d'ordine che già da molto, anche nel vecchio settennio ricorreva, ma è, come dire, prende ancora più forma. Ora avremo, come vedrete, una maggiore focalizzazione dei programmi, cioè sono più focalizzati, con un numero di priorità inferiori, cioè sono più chiaro, è più chiaro quello che almeno viene richiesto in sede di presentazione di progetti. Vi presento un po', come dire, Erasmus Plus, che è un programma molto importante. Sono certo che poi magari da Bruxelles potranno integrare molto meglio le mie slide, ma ecco, ci sono alcuni aspetti che, come vedete qua vi ho illustrato, sulla distribuzione del bilancio, c'è una grande quota percentuale destinata alla mobilità transnazionale, alla cooperazione tra le istituzioni dell'istruzione e della formazione e con una degli altri aspetti importanti dedicati allo sport, quindi scuole, sport, giovani. Ci sono delle novità che riguardano i prestiti d'onore per finanziare gli studi all'estero, anche questo è estremamente interessante, e la creazione di circa, ma questo è un po' quello che viene fuori, ma circa 400 alleanze della conoscenza e alleanze delle abilità settoriali. E quindi anche qui, come diceva Luca, no, l'importanza di fare rete è alleanze, qua vengono chiamate alleanze, cioè di costruire progetti sulla base di alleanze. Erasmus Plus sostituisce i vecchi programmi, i vecchi programmi del settennio, e quindi quelli preesistenti,
c'è il Long Life Learning Program, Comenius, Erasmus, Leonardo, Lundy Vig, Jean Monnet e altri. Vado avanti a dirvi che cosa, quali sono le priorità per gli Stati membri. Intanto promuovere l'eccellenza nell'istruzione e nella formazione. Come al solito queste sono priorità guida. È chiaro che ogni call, ogni bando, no, che esce declina poi o fa sue in particolari modi, anche operative, richiesta operativa, la progettazione, ma questi sono principi, priorità che dovrebbero essere, dovremmo sempre ricordarci quando andiamo a progettare, anzi, se le ricordiamo che noi le stiamo rispettando, abbiamo dei punti anche in più, no? In sede di valutazione. Migliorare la performance degli studenti a rischio di abbandono scolastico, quindi qua ricorre anche tutto il problema dell'orientamento. Io mi è capitato negli anni, metà 2000 già da tempo, di seguire i programmi di orientamento in Italia, quando dopo, diciamo, da fine anni 90, le province hanno dovuto mettere in piedi tutti quei servizi, e le scuole stavano lanciando l'offerta formativa sul territorio. Quindi, come l'orientamento sia un problema enorme ancora oggi in Italia, soprattutto in questa fase di crisi. Ridurre il numero di adulti con basse qualifiche e rafforzare il profilo professionale di tutti i ruoli di insegnamento. Ad esempio, questo è un altro punto che secondo me le scuole dovrebbero e potrebbero cogliere come un'opportunità. Incorpora quindi in un solo programma il sostegno comunitario per la cooperazione e la mobilità nell'istruzione, sistemi dell'istruzione e della formazione professionale. Mi fermerei sugli obiettivi specifici, che sono questi. Allora, intanto, non ve li dico tutti, ma alcuni sono veramente importanti. Quindi, migliorare il livello delle competenze, quindi una cooperazione forte tra i sistemi dell'istruzione, formazione e lavoro. Promuovere la qualità, l'innovazione, l'eccellenza e l'internazionalizzazione del sistema. Anche qui, aprirsi e lavorare, come dire, con altri territori, per tematiche e problematiche comuni, che tanto sono abbastanza trasversali, no? Rispetto alle appartenenze geografiche. Realizzare uno spazio europeo per l'apprendimento permanente, anche qui un focus particolare sugli strumenti di trasparenza e riconoscimento mutuo, riconoscimento delle qualifiche, di studio, dei titoli di studio, delle competenze in Europa. Diffondere le best practice, anche questo è importantissimo, quindi se ci sono best practice a cui ci si può collegare per creare i progetti, bisognerebbe approfittarne. Certo, poi prima di tutto bisogna trovarle, ma questo è fondamentale, anche usare, come dite, chi sta a Bruxelles e chi è le reti già esistenti, ad esempio, ma lo dirò alla fine. Altri punti sono promuovere la diversità linguistica, la consapevolezza interculturale, e promuovere l'eccellenza nelle attività di insegnamento e di ricerca, ma questo è il programma, diciamo, la parte di Erasmus che riguarda Jean Monnet. Tutti i progetti devono, come al solito, ma questa non è una novità, garantire un valore aggiunto europeo. Se non c'è un valore aggiunto in un progetto europeo, un valore aggiunto europeo, un progetto in cui, diciamo, un programma ci presentiamo, è chiaro che è uno dei primi problemi che non ci consentono di avere dei punteggi elevati. Io qui vi ho citato, ma non mi soffermo su questi, li vedete, i programmi, i paesi eleggibili, quindi i cosiddetti program countries, che sono i paesi membri dell'Unione Europea più i paesi partecipanti al programma, che non sono appartenenti all'Unione Europea, ma avete anche dei paesi terzi, quelli almeno detti partner countries, che sono altri paesi che possono partecipare a seconda del bando. Ci sono specifiche e poi si va a vedere, ma di solito sono citati, diciamo, le condizioni, no, di attivazione di questi, anche dei partner countries. Come vedete, parliamo di mezzo mondo. Vado, come dire, un po' veloce, ma vi presento le azioni chiave, sostanzialmente le azioni chiave che Erasmus Plus prevede, e sono le mobilità individuali di apprendimento nel campo di istruzione, formazione e gioventù. Io qui sotto vi ho declinato quelle più importanti: la mobilità degli studenti, i diplomi congiunti di master,
L'azione chiave 2, che è la leggerete anche con me, Key Activities, no? KA, cooperazione per l'innovazione e le buone pratiche, quindi ad esempio l'attivazione di partenariati strategici, alleanze, come vi dicevo, per la conoscenza, per le abilità settoriali, la capacità istituzionale nel campo dell'alta formazione della gioventù, quindi la capacità di restituire efficienza al sistema, quindi alle scuole, al sistema istituzionale in questo campo. Poi l'azione chiave 3 invece un sostegno alla riforma delle politiche, quindi questo diciamo riguarda più le politiche comunitarie. Sulla attività chiave 1 vi ho declinato gli aspetti più importanti, quindi la mobilità del personale, quindi la possibilità di permettere mobilità al personale finalizzando da soggiorni, quindi a scambio di esperienze e acquisizione di nuove competenze, mobilità degli studenti, mobilità a livello di master e mobilità dei giovani in generale. Ora, in questo caso, per l'attività chiave 1, l'obiettivo è quello di aggiornamento e acquisizione delle conoscenze, di nuove conoscenze pratiche da parte del personale della scuola in questo caso. Quindi l'organizzazione candida il proprio staff, si candida l'organizzazione ma per il proprio staff, quindi non si candida l'organizzazione a prescindere, quindi si candida le persone. Non sono ammissibili candidature individuali, che mi risulti, e credo, almeno da questi brani che sono già usciti nel 2014, era prevista una sola candidatura all'anno. I progetti di mobilità potevano essere, se non mi sbaglio, quest'anno della durata di uno o due anni, quindi o di un anno o di due anni, non tutte e due, come mi è capitato a Bruxelles, che qualche collega italiano in commissione mi ha detto, però mi raccomando, quando presentate i progetti non faccia come al solito, arrivano i progetti dall'Italia, c'è scritto uno o due anni e tutti e due, tutti scrivono tutte e due, non dà più punteggio, dà meno punteggio, di solito, poi non so chi valuta. Di solito viene fissato un limite per ogni attività, quindi ad esempio il soggiorno può essere di, ad esempio, faccio un esempio, 15 giorni, escluso magari il momento del viaggio, però quello il periodo va, no? Le attività vanno previste, la durata prevista nel progetto. Sulla mobilità degli studenti, l'obiettivo è quello di accrescere opportunità di formazione all'estero di studenti e tirocinanti, quindi anche qui grande opportunità. Perché? Per sviluppare abilità necessarie per favorire la transizione verso il mondo del lavoro. Quindi tutto ciò che è giustificabile in questo senso. Quindi i destinatari sono studenti, apprendisti e diplomati per un tirocinio formativo all'estero. Sull'attività chiave 2, che è la cooperazione per l'innovazione e le buone pratiche, qui vi ho elencato i diversi assi misure che compongono l'attività chiave, e sono i partenariati strategici, le alleanze della conoscenza delle abilità settoriali, piattaforme informatiche e il rafforzamento delle capacità. L'obiettivo qui è promuovere la cooperazione fra le organizzazioni che operano nell'ambito dell'istruzione e formazione professionale per iniziative congiunte, quindi apprendimento reciproco e scambio di esperienze. Questo è il focus di questa attività chiave, all'interno diciamo dell'attività chiave. Quindi i destinatari sono le organizzazioni che fanno parte di questo mondo. Rappresentanze anche associative della formazione del lavoro, le imprese, le camere di commercio, le istituzioni, ci sarebbe veramente da dire che la migliore occasione di questa per fare rete sul territorio è con altri territori, non c'è, visto che comunque è nel DNA delle scuole, no? Del sistema di istruzione quello di fare rete, dovrebbe essere. Quindi le attività finanziabili sono lo sviluppo e il trasferimento di pratiche innovative sulle organizzazioni a livello locale, nazionale ed europeo. Ho fatto degli esempi, metodi, curricula, programmi, risorse per l'apprendimento a distanza e poi, la creatività qui è d'obbligo, non creatività fine a se stessa, diciamo, ma la creatività che poggia su bisogni reali. Qui sì che si potrebbe fare veramente dei bellissimi progetti. Cooperazione con attori operanti in settori diversi, quindi networking, validazione di competenze, mobilità, no? Promozione dell'imprenditorialità.
sorvolo sulla riforma delle politiche, invece mi soffermo un secondo che ho trovato estremamente interessante sull'Erasmus Plus e lo sport, perché c'è una parte dedicata allo sport, quindi con focus sulle attività sportive di base e escluso il professionismo, naturalmente le attività professionistiche, però sono, ad esempio, si finanziano le misure di contrasto alle minacce per lo sport, quindi in questo caso il doping, partite truccate, cioè tutto quello che riguarda un po', ecco, in questo l'Unione Europea riconosce che lo sport ha e mantiene, no? E dovrebbe mantenere quella, quella mission educativa che anche insieme alla scuola riesce a svolgere, no? Sui giovani. No, per non parlare degli effetti sulla salute, naturalmente, che sono ben previsti. Introduco l'altro programma sulla, che si chiama Europa Creativa e riguarda sempre le politiche culturali a gestione diretta dell'Unione Europea. È un programma, è un nuovo programma che assorbe tutti i vecchi, diciamo, una buona parte dei precedenti progetti dedicati alla cultura, parlo cultura 2000, cultura e altri, quindi troveremo altri, ecco, ci sono progetti di capitale europea della cultura e label del patrimonio storico culturale, questo territorio, sapete quante ricchezze ha, no? Sarebbe veramente, le politiche culturali le ritroviamo comunque anche dentro altri progetti, altri programmi, non solo quindi dentro Europa Creativa, a cui sono destinati, se non mi sbaglio, 1,4 miliardi circa di euro, ma ci sono, c'è dentro anche Horizon 2020, la Digital Agenda e Cosme. Ho visto anche un bando che scade il 15 gennaio su Cosme, ma in quel caso del turismo, però ci sono del, come dire, anche dentro altri programmi ricorrenti possibilità di finanziamento per le politiche culturali. All'interno di Horizon 2020 non mi soffermerò perché riguarda, ecco, sull'obiettivo tematico 6 all'interno delle politiche di coesione, come vedete anche qui tutela dell'ambiente e valorizzazione delle risorse culturali, quindi non solo dentro Europa Creativa ma dentro altri programmi ritrovate le priorità sulle politiche culturali, quindi possibilità di presentare progetti all'interno di altri programmi che comunque sono destinati come fondi al finanziamento delle politiche culturali. Su Europa Creativa posso dire che supporta quindi i settori europei della cultura e della creatività, quindi espressione artistica, creativa, siano esse market oriented, questo c'è scritto in maniera abbastanza chiara, sia non market oriented, quindi qualunque sia il tipo di struttura che la realizza, che le realizza. Quindi quali attività include? Include la creazione, la produzione, la disseminazione e la conservazione di beni e servizi che riguardano l'espressione culturale. Come vedete, quindi anche non solo il tangibile, ma anche l'intangibile. E consiste in uno strand transettoriale. Poi c'è un subprogramma cultura destinato ai settori culturali e creativi e un subprogramma media destinato al settore audiovisivo. Questi in realtà comunque c'erano già anche lo scorso settennio, solo che rientrano tutti dentro un grande programma più ampio. Quali sono le sfide di Europa Creativa? Quindi su cos'è che intende agire? Quindi lo dico perché potrebbe essere interessante per qualcuno che si vuole dedicare a, come dire, può intravedere delle opportunità su questo filone. Una maggiore competitività in ambito mondiale da parte dell'Europa, quindi dove noi possiamo dare un contributo forte, tutto il patrimonio artistico. La digitalizzazione è espresso come un fattore competitivo per la catena del valore, quindi alla digitalizzazione sicuramente all'interno dei bandi saranno previste particolari attenzioni, focalizzazioni, perché rappresenta un veicolo di accesso alla cultura per i cittadini. Un altro problema enorme che la cultura ha questo a livello comunitario è lo spazio culturale polverizzato, cioè nel senso che non si riesce a fare rete, non si riesce a produrre, a fare rete su questo ambito. È polverizzato per lingue e per identità, quindi capite bene che se ad esempio riuscite a fare rispetto
penso ad alcune vie importanti, no? Alla Francigena piuttosto che altre vie importantissime, che costituiscono di per sé invece dei tratti che uniscono molti territori europei, diventa un filone su cui lavorare. È un patrimonio che unisce territori magari che possono sembrare invece lontani. Ecco, l'altro punto è lo sviluppo del pubblico, quindi con particolare riferimento all'accesso e alla partecipazione di gruppi sottorappresentati. Questo è un altro aspetto, una novità. E quindi gruppi sottorappresentati, soggetti svantaggiati, su questi temi ci sarà particolare attenzione. Vado avanti. Qual è il valore aggiunto europeo in questo caso per l'Europa creativa? Il carattere intanto transnazionale delle azioni, come al solito, devono essere a carattere transnazionale, e delle attività culturali e creative. L'impatto deve essere sui cittadini europei, come dicevamo, no? In maniera che la cultura raggiunga il più popolazione possibile. Rafforzamento della cooperazione transnazionale tra operatori, inclusi gli artisti. Quindi anche qui, passatemi il termine, come per l'Erasmus, abbiamo un focus sul personale, sulle persone che lavorano all'interno del settore. Quindi stimolando una risposta più efficiente alle sfide globali, inclusivo di nuovi modelli di business, quindi cercando di superare l'attuale, come dire, difficoltà di crescita del mercato, quindi pensando a nuovi modelli di business del settore. Qui vi ho citato, li troverete, non li leggerò naturalmente, tutti i settori interessati, non è una lista esaustiva. I soggetti che possono essere interessati, come vedete, sono tutti, naturalmente, attivi nel settore culturale e creativo. E i paesi, anche qui, anche quelli addirittura in procedura di adesione e di previsione. Naturalmente, do per scontato che sapete che ogni bando poi elenca i paesi a cui si può fare riferimento, quindi questo vale in generale, ogni call ha le sue regole, no? Si l'ha studiata in maniera precisa. In ultimo, importante secondo me, non so se sono nei tempi, se devo, ci siamo. Questo ci interessa. Ci interessa. Interreg ci interessa. Ecco, la cooperazione territoriale, che è un po' il nuovo programma, ma nuovo, che poi riprende, per chi ci lavora da molti anni, un po' gli altri programmi, naturalmente con focus diversi, sono in realtà viene articolato in tre sottoprogrammi, che sono cooperazione transfrontaliera, la transnazionale e l'interregionale. Ce n'è anche un altro, ma non mi fermo anche quello. Un'attenzione sulla tempistica, perché qua cosa succede? Succede che a meno che i colleghi da Bruxelles non ci diano le novità, io non so, io dico quello che so, e che cioè a settembre 2014 avremmo dovuto presentare il programma di cooperazione alla Commissione. Il programma di cooperazione ha portato alle osservazioni porterà, perché ancora non sono uscite, non risulta, quindi cioè, siamo in sede di bozza. L'approvazione del programma di cooperazione del cosiddetto PC dovrebbe arrivare a marzo 2015 e quindi con l'individuazione dell'autorità di programma, decisione del programma, a giugno 2015. Quindi, prossimo anno, oddio, per chi si occupa di progettazione europea, andrebbe bene se iniziamo a lavorarci, perché così si evita di correre nell'ultimo momento, no? Come al solito. Questi sono un po' i tempi. Cosa vuol dire? Vuol dire quindi che io vi ho riportato quanto è declinato nelle bozze di accordo approvate nel Comitato delle Regioni. Non ho altre novità su questo, però di solito non è che poi cambierà in maniera stravolgente. La cooperazione, quindi, parto da questa, la transfrontaliera, per dire a cosa mira. Quindi allo sviluppo regionale integrato fra o regioni confinanti aventi frontiere marittime e terrestri in due o più stati membri, e regioni invece confinanti in almeno uno stato membro e un paese terzo, sui confini esterni dell'Unione. Ma, come dire, per la mia esperienza non è che questo limita la progettualità. Di solito o avete una bella idea e quindi si procede sul canale partenariato e poi
ci sono uffici. Comodi, sentite? Sì. Sì. Li abbiamo sentito? Ma adesso. Sono corridori in Bruxelles, mi sentite, vero? Sì, 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 ma noi non sentiamo più niente, abbiamo sentito tutta la presentazione interrotta, perché l'audio sì. Tanto non mi risponde nessuna persona da Como. Ah, perfetto, qua forse abbiamo un collega che è andato, no. Grazie per averci avvisato, mi dispiace. Va bene, vedo il vostro collega è andato a, credo, porre rimedio al problema. Io procedo così. Quindi sulla transfrontaliera questo è un po' il... Io vi do i limiti, diciamo, il perimetro, come dire, di quadro dei programmi. È chiaro che quando andiamo si va a progettare, è difficile che uno dica no, sto cercando qualcuno che ha una frontiera esterna. Paese sulla frontiera esterna, non mi è mai capitato qualcosa con la frontiera. Chiasso sulla frontiera esterna. C'è già, non dobbiamo portarlo, c'è già, per fortuna. Che tipo di attività sono finanziate? La realizzazione di attività economiche, sociali e ambientali transfrontaliere che riguardano strategie comuni di sviluppo, quindi molto ampio, poi Nicola avrà le sue priorità. Io vi ho riportato qua quali sono i programmi, in particolare evidentemente essendo qua come il programma Italia-Svizzera, che mi risulta ha avuto qualche problema, poi magari a Bruxelles sono più informati, sicuramente a Bruxelles i colleghi sono più informati, doveva insomma, tardava un po' a partire, ma sarà in fase di approvazione. Ecco. Sull'Italia-Svizzera ho fatto un piccolo focus che può interessarvi. Quindi le province di Como, Lecco, Sondrio e Varese, naturalmente altre province della regione Piemonte, Val d'Aosta e provincia autonoma di Bolzano, il Canton Ticino, il Vallese e il Cantone di Grigioni. Questo è quello che è il territorio con loro. Sul documento approvato dal Comitato delle Regioni nel luglio 2014, gli obiettivi tematici erano questi. Quindi, le priorità, se vogliamo, della cooperazione in questo caso sono questi: promuovere la competitività delle PMI, preservare e tutelare l'ambiente e promuovere l'uso efficiente delle risorse, quindi sull'ambiente ci sarà una particolare attenzione, promuovere i sistemi di trasporto sostenibili, quindi tutta la parte di infrastrutture di trasporto, infatti su questo ci sono molti fondi. Inclusione sociale, lottare contro la povertà e la discriminazione e rafforzare la capacità istituzionale delle autorità pubbliche. E devo dire che questo ha fatto un po' pensare, perché in realtà siamo in un territorio, per non parlare pure della Svizzera, dove l'efficienza organizzativa è particolarmente, cioè, è una vocazione direi, però comunque è stato inserito tra le priorità in ogni caso, quindi è possibile lavorare anche su questo tema. Sono cinque assi. Un po' da quello che riprendevo prima, quindi la competitività delle imprese, la valorizzazione del patrimonio naturale e culturale, questo quindi, come dire, se penso ai tempi come dire, in cui ci siamo conosciuti con Luca, già il fermento è sempre forte qua sulle attività culturali, artistiche, avete una vocazione in appunto da 2000 anni di storia, non si può inventare, no? In Finlandia vorrebbero, sì. Avranno la loro sicuramente, no? Mobilità integrata e sostenibile, quindi parlando sempre di quindi, infrastrutture di trasporti, servizi per l'integrazione tra le comunità e rafforzamento della governance transfrontaliera. La cooperazione transnazionale invece coinvolge territori transnazionali più estesi, quindi abbiamo i programmi Europa Centrale, Mediterraneo, MED, Spazio Alpino e l'Adriatico Ionico. Vi ho sottolineato quelli in cui la regione Lombardia comunque trova spazio, cioè può trovare spazio, quindi Europa Centrale, Mediterraneo e Spazio Alpino ha la possibilità di coinvolgere. Sempre sul transnazionale, qui l'obiettivo è contribuire allo sviluppo equilibrato e alla competitività del territorio europeo. Poi gli altri programmi in particolare, no, come vedete, si occupano abbastanza similmente sempre dello sviluppo territoriale.
sulla cooperazione interregionale coinvolge tutti e 28 gli Stati membri dell'Unione Europea. L'obiettivo è quello di rafforzare l'efficacia della politica di coesione, quindi, ma a dirlo poi di questi tempi, come dire, credo e spero che anche questo tema trovi molti progetti, no? Perché promuovendo lo scambio di esperienze, l'individuazione e la diffusione di buone prassi, questo sarà il focus della cooperazione interregionale, che coinvolge tutta l'Europa. Vi ho citato qua i principali programmi come Urbact 3, che si occupa di sviluppo urbano sostenibile, l'Interreg Europe, che poi è l'ex Interreg 4C, per chi ha lavorato sull'Interreg, con queste priorità. L'Interact, che è il programma di supporto, però è il programma di cooperazione territoriale, quindi chiamiamolo un programma di servizio, non per chi come noi si occupa dentro l'organizzazione, un servizio per far funzionare gli altri programmi. Oh, allora, riallacciando un po' a quanto è stato detto, io ci tengo a fare il focus su due punti. Uno sono le criticità, però vorrei chiudere con le opportunità, perché credo che bisogna sempre essere ottimisti, io lo sono. Certo, però bisogna anche essere realisti. Le criticità. Sulle criticità dico subito. Io in tutti questi anni i problemi principali li vedo per chi sono diversi, perché si avvicina per la prima volta ai fondi, ai programmi, ai progetti, e per chi invece le cose sono ben diverse, per chi invece, come dire, queste cose le tratta regolarmente, sa come affrontare. E più delle volte non è solo un problema di preparazioni personali, ma anche dell'organizzazione. Penso alle scuole, con cui ho lavorato moltissimi anni, quando negli anni, metà anni 90 si è iniziato il processo di cambiamento dentro le scuole. L'offerta formativa al territorio, tutte queste cose qua, le funzioni obiettivo. E i problemi non sono mai solo delle persone, che di solito sono anche abbastanza preparate, no? Ma anche, non a gestire i fondi europei, giustamente mi suggerisce con la faccia la collega, non a gestire i fondi, ma preparate nel loro campo, esperti di contenuto. Il problema è sempre fare in modo che questi progetti dentro le organizzazioni riescano a essere gestiti, e questo dipende molto dall'organizzazione, non solo dalle persone che sono coinvolte. Quindi ci vuole uno sforzo delle organizzazioni per supportare le persone che di volta in volta vengono individuate per portare avanti i progetti, altrimenti è l'inizio, come dico io, della fine. E usare le persone che queste cose, i professionisti che queste cose le sanno fare da tempo, e i servizi che sul territorio ci sono. Penso a MIT, penso a Bruxelles, naturalmente, perché stanno lì e sanno come affrontare, diciamo, il lavoro delle commissioni. Quindi problemi anche di tipo finanziario, le criticità, perché mi è capitato spesso di vedere persone che hanno detto, organizzazioni che si sono lanciate nei progetti e poi non avevano la liquidità necessaria per far girare il progetto, cioè per gestire il progetto. Io ho accompagnato per anni grandi università in Italia per prepararsi e sviluppare competenze interne per gestire progetti europei. Ma è impensabile che questo venga fatto, come dire, dalla notte alla mattina, è impensabile. Per cui chi è già ferrato su questo, bene, ma chi non lo è, io suggerisco sempre o usi le professionalità sul territorio, si faccia aiutare e non sottovaluti mai che, come dire, se prendiamo un finanziamento poi bisogna, c'era uno slogan, un vecchio slogan dell'Unione Europea, diceva siete seduti sui fondi pubblici, ecco. È un po' come dire, sì, i soldi ci sono, certo, sono un'opportunità, ma una volta che li prendi, per riuscire a portarli a casa davvero, c'è un lavoro da fare. Quindi l'impreparazione, diciamo, la vedo sempre come una grande criticità. Purtroppo questo campo è anche un campo, come dire, un po' minato, nel senso che dall'ideazione del progetto alla sua realizzazione, aggiungo, con successo, ci passa molto, ci vuole molto tempo e energie. Un altro, quindi, in tutte queste fasi ci vogliono le persone per provare a farlo. È molta motivazione. Un altro punto delicatissimo che ho visto in questi anni è sicuramente la costruzione del partenariato, perché anche qui
l'improvvisazione a me non ho mai visto cose belle derivate dal film dell'improvvisazione, cioè quelle, diciamo, manca un mese e mezzo, partecipiamo, le frasi tipiche sono: manca un mese e mezzo, partecipiamo al bando, sì, entusiasmo, perché cosa c'è di più entusiastico che partecipare a un bando? Quindi non voglio qui smorzare, non sono io, però dico anche bene questo entusiasmo, ma siccome in quel momento si è tutti contenti che si sta partecipando al bando, che si fa le notti, no? si riesce a presentare il progetto, purtroppo nella fretta si scorda di delimitare, declinare, articolare bene tutta una serie di aspetti, anche i rapporti di partenariato. Quindi vedo a volte, tutti contenti che si parte, poi però iniziano i primi problemi, ma questi problemi hanno una origine. E l'origine si dà all'inizio, quindi meglio preparare per tempo. Suggerisco sempre, se c'è qualche idea forte, non è necessario aspettare un bando, iniziamo a declinare, iniziamo a scriverla, poi troveremo un bando in cui magari snatureremo un po' l'idea, non dico del tutto, assolutamente non sto dicendo questo, troveremo il bando giusto, ecco, per finanziare quell'idea, ma almeno ci abbiamo lavorato in maniera a definirla bene, aver trovato un buon partenariato a cui attingere. Qui ve ne ho citato altre. Ora, noi in Italia non credo che, poi ci diranno a Bruxelles, no, ma non credo che abbiamo pochi progetti presentati. Io ho paura che ce ne siano molti. Il problema che io vedo è la ricaduta di questi progetti, la sostenibilità dei progetti, perché noi possiamo anche presentare tanti progetti, i numeri magari ci diranno che siamo molto efficienti. Per i motivi che dicevo prima, che noi siamo bravi a presentare in un mese e mezzo probabilmente, non lo so, immagino, perché se faccio 2+2 è livello. Forse il problema è lasciare qualcosa però che rimane, qualcosa che funziona e che non muoia, soprattutto penso a progetti che magari vengono avviati con soggetti svantaggiati, no, per l'inclusione, e che dispiace poi vedere finito il progetto, finiti i finanziamenti, Non riusciamo a dare continuità a questi servizi, non riusciamo a mettere a sistema i risultati dei progetti. Questo secondo me è un aspetto importantissimo, ecco perché forse è importante proprio su questo fare davvero rete. Chiudo dicendo delle opportunità. Certamente ci sono grandi risorse finanziarie, sono anche aumentate per alcuni versi. Io dico sempre, esiste da tempo uno sviluppo territoriale, la teoria del trickle down, no? Si chiamava il goccione, beh, noi diciamo per osmosi. Se non siamo, non siamo esperti nel fare progetti, agganciamoci alle reti, chiediamo a chi fa questo lavoro di professione e ai servizi che ci sono nella Regione Lombardia, a chi ci può mettere in rete con altri, perché spesso un buon inizio è proprio iniziare magari accodandoci, no? Su tematiche comuni, priorità comuni, accodandoci a reti che già lavorano o a progetti che sono già più definiti, dove quindi possiamo iniziare bene a lavorare dentro un progetto magari guidato da altri capofila, perché poi fra i capofila il leader, insomma, è sempre un po' anche lì impegnativo. L'opportunità è altra, è di poter dar gambe alle strategie, alla creatività, quindi c'è la creatività, c'è la cultura, c'è la storia, no? C'è il turismo, grandissima risorsa. Bene, questi programmi consentono, se riusciamo a prendere i finanziamenti, di portare, di dar gambe a queste strategie. E poi, in ultimo, la capacità di innescare meccanismi di cooperazione virtuosi. Virtuosi cosa voglio dire? Voglio dire che spesso un progetto, come dicevo all'inizio, può essere un volano per migliorare l'organizzazione, il territorio, è un po' la scusa, potrebbe essere, no? Per fare qualcosa di utile, ma anche per acquisire maggiore efficienza e fare rete. Grazie.